Cari viventi, cari mortali che non siete ancora morti, sono Aristotile o Aristotele e vi parlo dal mondo delle ombre. Dove vivo io è un mondo virtuale ed ora che voi avete inventato quell'altro mondo virtuale che è quello del web, voglio parlarvi personalmente. Perché sinora non l'ho potuto fare. Voi mi avete conosciuto solo attraverso i libri. Invece adesso mi potete vedere. Mi potete vedere. E posso dirvi delle cose che voi non trovate scritte nei libri. Allora, sto facendo quello che hanno fatto tanti miei illustri colleghi che sono già apparsi sul web per spiegare le loro ragioni. Allora, voi sapete bene che io sono quello che ha posto le basi di tutta la filosofia occidentale. Sì, Platone, Socrate fino a un certo punto, ma quello proprio che ha posto le basi della filosofia occidentale sono io. Perché a me non è mai piaciuta la storia del giro tondo di causa ed effetto. Effetto, c'è una causa, ma la causa a sua volta è l'effetto di un'altra causa. Però bisogna pure arrivare a un punto fermo. Bisogna pure arrivare a un punto fermo, se no non c'è logica. Allora io ho inventato che a un certo punto questa catena di causa e effetto si deve fermare a un certo punto. E si ferma dove c'è la causa prima. La causa prima. È molto importante causa prima. La causa prima in pratica chi è? È l'atto puro, è Dio. Sono stato io che ha effettuato questa grande operazione concettuale, questa architettura meravigliosa. Dio è l'atto puro, è l'atto puro, è la causa prima. Tutto ciò che esiste, esiste perché c'è lui, la causa prima, l'atto puro, Dio. E, il mio modo di ragionare ha attecchito nella filosofia occidentale. Perché in fin di conti il cristianesimo non dovrebbero chiamarlo cristianesimo. Sì, la morale è cristiana, ma l'architettura è tutta aristotelica. Andate a chiederlo a San Tommaso d'Aquino, che in pratica ha succhiato tutto da me. Per esempio, il mio predecessore Buddha non ci ha avuto lo stesso seguito che ci ho avuto io. Perché lui dice che tutto è un circolo causa-effetto, 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 causa-effetto e non ci si può fermare mai. E uno non sa mai con chi prendersela. È qui il segreto. Perché io sono stato pure un grande psicologo. Ho verificato che gli uomini non sono contenti se non danno la colpa a qualcuno. Ma per dare la colpa a qualcuno ci vuole una causa, che la causa è come dire il colpevole. Quindi io la catena di causa-effetto l'ho bloccata a un certo punto e l'ho bloccata con la causa prima, che si chiama Dio, che è l'atto puro. Quindi sappiamo che tutto ciò che c'è deriva da là. Sappiamo quindi anche con chi prendercela. È una grande valvola di sfogo, una grande valvola di sfogo per l'umanità. Col buddismo non lo sai con chi te la devi prendere. Col buddismo te la puoi prendere solo con te stesso. E invece con la mia metafisica della causa prima, l'atto puro, Dio, lo sai con chi prendertela. Lo sai, quindi la filosofia occidentale si basa su di me. Sono io, sono le radici che ha dato vita a questo grande tronco che è la filosofia occidentale, dove tutto si ferma con la causa prima. C'è la causa prima. Per esempio, quanto mi sono divertito, sono mesi che mi diverto con la campagna elettorale americana. Americana. Gli americani, come voi italiani, vi dividete ancora, in fascisti e antifascisti, oppure in comunisti e anticomunisti. Gli americani, gli statunitensi, si dividono in neocreazionisti e neoevoluzionisti. Ed è stato tutto un dibattito, perché stanno ancora lì, si sono ancora fissati lì gli americani, ancora lì. Non vogliono accettare del tutto e la grandezza del mio pensiero.
si potrebbero tranquillizzare, esiste una causa. Anche le teorie astrofisiche, quelle del buco nero che si espande, in fin dei conti si rifanno a me. Allora, io all'umanità ho dato la metafisica più grandiosa che ci sia, che è stata risucchiata dentro il cristianesimo e in buona parte anche dentro l'islamismo, ma soprattutto ho dato all'umanità il segreto della salvezza, nel senso che l'umanità sa con chi prendersela, perché io ho individuato qual è la causa prima. L'umanità vuole sempre un capro espiatorio, è il farmacos, il capro, tant'è vero, il capro da sacrificare, farmacos, la prima medicina dell'umanità è stato il capro espiatorio. Ci individuiamo uno nel villaggio e diciamo la causa del male è quella lì e lo sacrifichiamo. Infatti la farmacologia e i farmaci derivano da là, perché la prima medicina dell'umanità è stato il capro espiatorio, farmacos. Ecco che allora io ho teorizzato tutta questa realtà e ho costruito la metafisica più bella che ci sia mai stata, la metafisica aristotelica. E io sono conosciuto pure dagli analfabeti, perché il mio nome è ormai a livello universale. Va bene, cari, vi ho rivelato appunto il meccanismo psicologico che sta alla base della mia metafisica. Causa prima, quindi causa, sappiamo come stanno le cose, sappiamo con chi prendercela, quindi mi dovete rivalutare, già il mio nome è sulla bocca di tutti, ma mi dovete rivalutare anche da questa prospettiva qua, e non mi venite a dire è la causa prima chi l'ha fatta, e che è un ragionamento? Ma che è un ragionamento serio questo, che forse sta domanda? Chi ha fatto la causa prima? Ma la causa prima si è fatta da sola si è fatta, perché se non si trova una causa prima non si finisce più, non è logico, non risponde alle esigenze della nostra logica, che la catena causa-effetto continua all'infinito come un cane che si morde la coda, non è serio. Va bene, cari amici, Aristotele ha detto la sua. Ora, cari, torno nel mondo delle ombre, dove vi posso assicurare che sto veramente bene, anche se ho qualcosa da dire col Buddha. Tanti saluti da Aristotele.